Prossima domanda, calcolo il campo induzione magnetica B generato dalle bobine. Basta applicare la formula di Helmholtz. Ricordiamo che le bobine di Helmholtz vanno poste a una distanza tra loro pari al loro raggio. In questa configurazione il campo B nella zona intermedia tra le bobine è M0, il numero degli avvolgimenti, il raggio al denominatore delle bobine, poi c'è questo 0,8 alla 1,5 per la corrente che scorre nelle bobine, quindi al posto della corrente 1,30 A, gli avvolgimenti 320, 0,8 alla 1,5, mi sono dimenticato di ricopiarlo ma va scritto qua, il raggio 0,068 metri e M0 è 4π greco per 10 alla meno 7 newton su ampere quadrato. Il calcolo è molto semplice e il risultato è intanto espresso in tesla, perché gli ampere si semplificano, rimane newton su ampere metro che è tesla, e viene un risultato ragionevole perché sappiamo che tesla è una unità di misura molto grande, quindi a noi viene 5,5 millesimi di tesla. Inoltre il testo non mi dice come deve scorrere la corrente, se in un verso o nell'altro. Io per esempio scelgo di farla scorrere verso il basso, e quindi per la prima regola della mano destra il campo B tra le bobine di Helmholtz va verso destra.